Solo una parola, anzitutto per porre in maniera consapevole ed esplicita sotto il manto di Maria, di cui oggi festeggiamo il nome, questo gesto. In secondo luogo, per ringraziare Papa Francesco di questa benevola concessione nei confronti dell'Arcivescovo Mario, che gli consente di entrare in pienezza con l'ingresso pubblico del 24, anche vivendo tutta l'immedesimazione che è legata al compito che va ad assumere non soltanto come metropolita responsabile, punto di riferimento per le altre chiese lombarde, ma soprattutto prendendo sulle sue spalle il valore del palio. La storia del palio è molto lunga, incomincia dal mondo greco, quello romano, ha una grande evoluzione e sarebbe difficile per me ricordarne tutti i particolari, però quello che è certo è che è l'emblema della pecora che il pastore prende sulle sue spalle nell'azione di misericordia, che tutto il tema del buon pastore nel Nuovo Testamento ci ricorda, che implica anche, come indicheranno molto bene le croci segnate e attraversate dai tre pungiglioni, anche la disponibilità all'offerta totale di sé e della propria vita, insomma. Quindi sono queste due componenti che l'Arcivescovo Mario assume su di sé e che lo accompagneranno lungo tutto il suo percorso e che domandano a noi, soprattutto a voi come collaboratori più diretti, responsabilità, corresponsabilità, fraternità e obbedienza. Questa parola si fa fatica un po' ad usarla oggi, ma personalmente reputo che è sempre più importante, perché è solo in essa che si capisce il celibato, è solo in essa che si capisce la verginità e oserei dire che è solo in essa che si capisce la povertà, perché la parola obbedienza imposta una relazione di paternità e di figliolanza che è decisiva per tutto il presbiterio, per tutti i fedeli laici, con una relazione con l'arcivescovo. Quindi rendiamo ancora una volta grazie a Dio per il dono della sua persona che lo Spirito attraverso Papa Francesco ci ha fatto, e ricordiamoci sempre queste due componenti: portare sulle spalle ogni fedele nella disposizione a guardare all'agnello di Dio, che è passo, morto e risorto per noi. Il palio indica entrambe queste cose. Città del Vaticano, 2 agosto 2017. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mario Enrico Delpini, Arcivescovo eletto di Milano. Eccellenza Reverendissima, con la presente mi riferisco alla sua cortese lettera in data 12 luglio ultimo scorso, con la quale inoltra rispettosa richiesta di poter ricevere il pallio arcivescovile prima del suo ingresso solenne nell'Arcidiocesi di Milano, in conformità alla prassi seguita dai Romani Pontefici nei confronti di tutti gli arcivescovi di Milano, anche nel periodo post-conciliare, a motivo del vigente rito ambrosiano e in considerazione della speciale qualifica di capo rito che compete all'arcivescovo. Dopo aver valutato con attenzione quanto sottopostomi, le comunico
che ho deciso di accogliere la sua richiesta. Le invio, pertanto, il pallio arcivescovile, da me benedetto, lo scorso 29 giugno, e dispongo che le venga imposto, secondo la forma prescritta dal cerimoniale episcoporum, da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo Emerito di Milano, in forma privata, alla presenza di tutti i consultori dell'Arcidiocesi e in un giorno precedente la celebrazione liturgica per l'ingresso solenne nell'Arcidiocesi di Milano. Mentre le auguro di cuore ogni bene nel Signore per il suo nuovo ministero episcopale e assicuro volentieri la mia benedizione per lei e per la Chiesa ambrosiana, le chiedo il dono di una preghiera per me. Fraternamente, Francesco Papa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Io, Mario Enrico, arcivescovo di Milano, sarò sempre fedele e obbediente al beato apostolo Pietro, alla Santa e Apostolica Chiesa Romana, al Sommo Pontefice Francesco e ai suoi legittimi successori. Così mi aiuti Dio Onnipotente. La gloria di Dio Onnipotente, a lode della Beata Sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nel nome del Romano Pontefice il Papa Francesco, e della Santa Romana Chiesa, a onore della sede milanese a te affidata, come segno dell'autorità di metropolita, ti consegno il pallio preso dall'altare della confessione di fede del Beato Pietro. Questo pallio, da portare entro i confini della tua provincia ecclesiastica, sia per te simbolo di unità e tessera di comunione con la sede apostolica, vincolo di carità, richiamo alla fortezza evangelica, perché nel giorno della venuta e della rivelazione del grande Dio e principe dei pastori Gesù Cristo, insieme con il gregge a te affidato, tu sia rivestito della stola di gloria e di vita immortale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cristo.
Naturalmente sento una grande gratitudine per questo segno che mi è stato imposto per onorare più che la mia persona, la Chiesa e il compito che io devo svolgere in questa Chiesa di Milano. La mia gratitudine è molto personale e intensa per Papa Francesco, che ha concesso questo come secondo la tradizione, ma oggi voglio dire un grazie particolare al Cardinale Angelo Scola, non solo per essere qui oggi a compiere questo gesto, ma per tutto il cammino percorso insieme. Ecco, io devo molto al Cardinale Angelo Scola perché in questi anni, chiamandomi a collaborare con lui così strettamente come fa un vicario generale con l'arcivescovo, mi ha dato fiducia, mi ha aiutato a discernere in alcune situazioni delicate, mi ha sempre incoraggiato, mi ha concesso di condividere con lui le preoccupazioni, le gratificazioni, le cose belle che la Chiesa di Milano ha vissuto in questi anni. Ecco, quindi anche in questo passaggio certamente il Cardinale Angelo Scola mi è stato di grande incoraggiamento, mi ha aiutato, mi ha consigliato. Quindi ecco, colgo questa occasione per dire la mia gratitudine a lui e per chiedere a tutti voi la preghiera per accompagnarmi questo palio, almeno due contenuti che mi mettono un po' di paura. Cioè, il primo è che viene dalla tomba degli apostoli, quindi vuol dire dal martirio, quindi diventa, come diceva l'arcivescovo, un invito ad essere disponibili a dare tutta la vita fino al martirio, come hanno fatto Pietro, Paolo e i santi martiri romani e tutti i martiri della storia. Quindi questa cosa del martirio, vabbè, non è tanto una cosa su cui si può scherzare, quindi io spero che il martirio sia quello quotidiano, insomma, di alzarsi al mattino, di lavorare tutto il giorno e poi andare a letto la sera. Ecco, altre forme di martirio, se è possibile, ecco, cerchiamo di evitarle, però appunto l'arcivescovo ha detto di essere disponibile anche a questo, quindi vabbè, vediamo. E l'altra cosa che mi mette un po' paura è il fatto che questo palio mi dice che sono, mi ribadisce quello che è già dentro nella nomina, nella elezione, che siedo sulla cattedra dei vescovi che mi hanno preceduto. Ecco, e quindi quando sono andato in Sant'Ambrogio l'altro giorno, ero lì davanti alle reliquie di Sant'Ambrogio e a un certo punto mi ha un po' sconvolto questa idea di dire: ma io sarei il successore di Ambrogio, ecco, io sarei il successore poi di Carlo e di tutti i santi vescovi milanesi e poi dei santi vescovi di questo, del secolo passato, fino al Cardinale Angelo Scola. Ecco, queste personalità gigantesche, no? Che veramente mettono un po' di soggezione, sentire che in qualche modo anche il Palio dice continui quel ruolo di caporito, di metropolita, mi dà un po' di paura, ecco, il confronto con questi santi vescovi milanesi, e perciò ecco che chiedo a voi la preghiera, l'incoraggiamento, la collaborazione che può rendere più leggero anche il carico. A dire la verità, questa forma del palio mi fa venire in mente anche che talvolta i penitenti, forse anche San Carlo in qualche quadro, è rappresentato con una specie di cappio al collo, ecco, cioè non è tanto un simbolo d'onore, ma un simbolo di uno che è condannato a morte o che è qualche cosa del genere. Ecco, quindi anche questo
non è tanto allegro, diciamo, però cerchiamo di far fronte. E siccome l'arcivescovo ha detto che dentro questa logica c'è anche quella parola un po' impegnativa e un po' antipatica, che è l'obbedienza, ecco, allora io vorrei cominciare a imporvi un'obbedienza, ecco, che sarebbe quella di quando dite la messa e dite il nome del vescovo di questa chiesa, ecco, che non sia solo una citazione rituale, ma che sia un vero momento per ricordarvi di me e raccomandarmi al Signore. Grazie.